Ciao, oggi parliamo dell'archeologia come componente paesaggistica. Sì, diciamo che in genere quando si parla di diritto e di legge solitamente si sale il mal di pancia anche agli archeologi, diciamolo chiaramente. Però ecco, questi argomenti sono particolarmente fondamentali perché ci permettono di non solo di apprezzare quello che abbiamo intorno, ma anche di capire che certi atteggiamenti sono profondamente sbagliati. Ma tra l'altro è anche importante che certi discorsi, come appunto quello che sto per fare, certi argomenti vengano comunicati nel modo più comprensibile possibile. Ovviamente non è facilissimo, ma ci proviamo. Dunque, perché l'archeologia è una componente fondamentale, direi, del paesaggio? Sì, perché l'archeologia è, almeno secondo la legislazione italiana, una componente fondamentale del paesaggio. Infatti, il tema del paesaggio, che è divenuto sempre più importante nel corso degli ultimi anni, in cui si parla di transizione ecologica, di resilienza e di ambiente, il tema del paesaggio è divenuto sempre più centrale, così tanto che è ormai espressamente citato nella nostra Costituzione. Di recente, infatti, è stato modificato l'articolo 9 della Costituzione, che è quello che si occupa della protezione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Ecco, citiamo questo articolo perché è veramente, veramente importante. La Repubblica promuove la cultura e la ricerca scientifica e tecnica. E poi segue la postilla legata al paesaggio. Tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della nazione. Quindi, la centralità di questo argomento è evidenziata anche dal fatto che si sia appositamente modificata la Costituzione. Ma l'Italia ha una legge veramente peculiare in questo senso. Ripercorriamo quindi rapidamente quella che è l'evoluzione della giurisdizione, quindi del diritto, proprio in termini di tutela del paesaggio. La prima legge nella storia del nostro paese che troviamo su questo argomento è la legge 778 del 1922 ed è appunto la prima legge che si occupa di tutela del paesaggio. Tuttavia si tratta di una legge con tutta una serie di limiti importanti. Essenzialmente emanava delle norme di carattere difensivo che prevedevano l'impossibilità di compiere scempi dal punto di vista ambientale qualora si dovesse costruire qualcosa, per esempio. E quindi norme di serio carattere difensivo, ma effettivamente è ritenuta una legge non particolarmente buona da questo punto di vista, anche se ha sollevato il problema della tutela del paesaggio. A questa ha fatto seguito la legge Bottai 1497 del 1939, la quale all'articolo 1,3 cita come cose tutelabili a livello paesaggistico le cose immobili aventi carattere di bellezza naturale o di singolarità geologica. Ecco, bellezza naturale è la dicitura alla quale dobbiamo necessariamente prestare attenzione, perché alla base vi è la valorizzazione dell'estetica legata a questo tipo di bellezza, che è un concetto che si basa sull'idea di paesaggio italiana, ossia il paesaggio inteso come qualcosa di armonicamente bello e allo stesso tempo che è espressione dell'armonica
interazione tra l'elemento umano e la natura, come quello che vedete alle mie spalle, per esempio. Quindi particolare attenzione al tema della bellezza. E questa legge essenzialmente serviva a tutelare tutte quelle cose aventi di carattere, certo di bellezza, ma comunque aventi valore anche sul piano artistico, storico e anche identitario, visto il periodo storico particolare, che però non potevano essere tutelate dall'altra legge Bottai, che è quella sui beni culturali, perché magari queste cose avevano dei caratteri naturalistici particolarmente importanti. Ora, affinché queste cose potessero essere tutelate da questa legge, veniva richiesto che fosse effettuato un provvedimento dichiarativo con tanto di motivazione che fosse capace di motivare il pregio della cosa in questione. Ma la cosa estremamente moderna che questa legge introdusse è all'articolo 5, ossia l'introduzione del piano territoriale paesistico, un po' un corrispettivo dell'attuale piano territoriale paesaggistico. Che cosa prevedeva questo piano? Prevedeva l'introduzione di zone di rispetto entro le quali sarebbe stato stabilito il rapporto tra zone edificabili e zone non edificabili. Si sarebbe dovuta stabilire la tipologia di fabbricati che sarebbe stato possibile costruire, l'orientamento e le regole relative alla distribuzione e all'allineamento. Inoltre, norme legate alla tipologia e distribuzione della flora. Ora, facendo un leggero passo in avanti, nel 1977, con il decreto del Presidente della Repubblica 616, lo Stato si spoglia delle funzioni di tutela legate al paesaggio e le delega alle regioni. E questo compromette pesantemente l'operazione di tutela del paesaggio, perché fino ad allora le soprintendenze erano state, gli enti territoriali, un po' diciamo in generale, erano state molto molto attive nel individuare le zone da tutelare sul piano paesaggistico. E con la delega si era assistito ad un crollo verticale del numero delle aree che sarebbe stato possibile tutelare. Così, nel 1984, l'allora Ministero per i beni culturali e ambientali, con un decreto ministeriale 165, all'articolo 1,1 decise che gli elenchi preesistenti, le bellezze naturali ed insieme, fossero integrati da tutta una serie di categorie astratte di tipo geomorfologico e tipologico, con l'intento di aumentare quelle aree da poter tutelare. La dicitura corretta è i territori contermini ai laghi, i fiumi, i torrenti, le montagne, i ghiacciai, i parchi, le riserve, i boschi, le foreste, le università agrarie. Quindi un aumento esponenziale delle tipologie di zone che avrebbero potuto essere tutelate da queste leggi. Tra l'altro, il decreto prevedeva anche che entro 90 giorni dalla promulgazione dell'atto, gli enti territoriali dovessero implementare questi elenchi. E il risultato fu l'aumento molto molto consistente del numero delle zone da tutelare. E si parla di circa il 30% del territorio italiano. Ecco perché è importante questo tipo di discorso.
paesaggio è una risorsa ed è una risorsa fondamentale, non dobbiamo dimenticarlo. Quindi sappiamo che tra l'altro l'Italia ha, oltre che un patrimonio culturale straordinariamente ricco, ha anche una biodiversità assolutamente peculiare e anche quella è parte di un paesaggio, del paesaggio, e quindi va tutelata perché è una risorsa. Ora, questo decreto però subisce una sorte abbastanza sfortunata perché viene annullato dal TAR per un vizio tecnico, nel senso che un decreto ministeriale è un provvedimento amministrativo, non è una legge e quindi in quanto tale non può modificare una legge. E dunque, per salvare la situazione, nel 1985 fu varata la 431, ossia la legge Galasso, la quale riprendeva in pieno l'elenco del decreto appena annullato e introduceva alla lettera M le zone di interesse archeologico. Ma non è l'unica cosa che questa legge prevedeva. La legge Galasso è anche famosa per aver intanto recuperato il tema del piano paesistico territoriale che già avevamo visto nella legge Bottai del 1939, ma questa volta lo prevede su base locale, regionale, e chiede regione presenti il suo piano territoriale paesistico, con un regime di controllo, cioè lo Stato doveva riservarsi la possibilità di verificare che il piano presentato da ciascuna regione fosse effettivamente valido. E questo ha di fatto generato un problema, perché tra l'altro poi la legge Galasso introdusse quelli che sono stati chiamati galassini, ossia delle zone che l'amministrazione statale avrebbe dovuto perimetrare e all'interno delle quali sarebbe stato impossibile, perché vietato, qualunque tipo di intervento costruttivo o di qualunque tipo, a prescindere da azioni quale il restauro conservativo, la manutenzione delle aree. E tutto questo finché le rispettive regioni non avessero non solo presentato il piano, ma anche ottenuto l'approvazione. E questo ha generato uno scontro totale tra lo Stato e le regioni. Qual è l'epilogo di questa situazione? Le regioni hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale, la quale ha dato loro torto, ma tuttavia ha stabilito che lo Stato non potesse effettivamente decidere se il piano presentato dalle varie regioni fosse o meno adatto, ecco. E quindi questa situazione, tra virgolette, di conflitto tra lo Stato e le regioni, come si è risolta? Si è risolta spianando la strada alla situazione attuale, che è quella determinata, o meglio legiferata, dal Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, che prevede la copianificazione tra Stato e Regioni per quanto riguarda la tutela paesaggistica. Ora, il Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici meriterebbe un'enorme trattazione a parte, ma comunque possiamo dire che il titolo secondo è quella parte del codice legata ai beni culturali e all'archeologia in particolare. La parte terza è quella legata al paesaggio. Okay? Quindi, nella parte terza, all'articolo 134 viene effettivamente data una definizione di paesaggio e invece all'articolo 142 il codice recupera sempre quell'elenco di categorie che erano state enunciate più volte e che la legge Galasso aveva effettivamente posto in essere, indicando sempre alla lettera M le zone di interesse archeologico. Quindi
Perché le zone di interesse archeologico sono una componente del paesaggio? Intanto perché lo dice la legge, ma poi anche perché l'azione dell'uomo antropica, sia essa temporanea o storica, e quindi archeologica, non è mai separata dall'impatto che questa ha sull'ambiente e sul paesaggio in generale. Cioè, il paesaggio di per sé è frutto della cooperazione, no? Dell'ambiente, della natura, o meglio, dell'azione dell'uomo che modifica la natura, ma allo stesso tempo la natura reagisce in certi modi. Quindi è il risultato di questo, potremmo dire, interscambio tra l'uomo e la natura. E certamente è il risultato di questo rapporto. Ma perché è importante che le zone archeologiche siano zone sottoponibili alla tutela paesaggistica? Perché questo dà degli strumenti che permettono di tutelare ulteriormente l'archeologia, che come il paesaggio è una risorsa e in quanto tale va tutelata. Allora, disposizioni di questo tipo permettono di andare a effettivamente tutelare legalmente tutte quelle aree che sono notoriamente archeologiche o comunque riconosciute come archeologiche, ma che magari non sono vincolate dalla soprintendenza, oppure nelle quali non è particolarmente evidente la presenza dell'archeologia, ma in realtà è presente. E quindi è possibile, tramite questi dispositivi, tramite queste leggi, applicare una tutela a queste zone. E questo si ricollega ad altre cose, come per esempio il contesto di giacenza, di cui parleremo magari in separata sede. Quali sono gli strumenti attraverso i quali è possibile effettivamente tutelare le zone archeologiche come componente del paesaggio? Strumenti ce ne sono diversi, ma il più importante di tutti è forse la carta archeologica, o meglio, la carta del rischio archeologico, che è uno strumento che solamente un archeologo, topografo, può effettivamente costruire. Perché ha una capacità o un archeologo, se vogliamo anche dei paesaggi, perché ha una capacità di conoscenza trasversale e diacronica, quindi nelle diverse fasi storiche del territorio, che normalmente non è appannaggio di tutte le specializzazioni dell'archeologia, ok? Quindi il topografo ha un approccio che è mirato proprio a creare questo tipo di strumenti che servono agli enti territoriali, alle soprintendenze, servono a chiunque abbia la necessità di effettuare un'opera edile di costruzione o di canalizzazione o di qualunque tipo all'interno di un territorio e che quindi abbia necessità di capire se quell'opera effettivamente può farla o se rischia di avere delle problematiche o se va ad intaccare dei depositi archeologici che possono essere eventualmente presenti. Ma la cosa fondamentale è comprendere che l'archeologia e il paesaggio sono una componente dell'altro e sono assolutamente delle risorse delle quali non possiamo fare a meno. Oggi è impossibile fare a meno di queste risorse. Oggi è impossibile non tutelare e prevenire danni a questo tipo di risorse. Oggi è un momento storico particolare in cui si parla, ripeto, di transizione ecologica, di ulteriore rivoluzione industriale, di resilienza e quant'altro, non è possibile prescindere dall'archeologia e dall'ambiente. Vi invito a riflettere
su questa tipologia di argomenti che sono fondamentali, anche se possono sembrare in realtà lontani dalla quotidianità, in realtà è tutt'altro che così, sono fondamentali. Quindi vi invito a riflettere e a farmi sapere che cosa pensate di tutto questo. Tra l'altro faccio presente che se vi interessa per una condizione di vostra crescita personale, per vostro interesse, approfondire determinati tipi di temi specifici legati alla storia e all'archeologia, ma non volete imbattervi nella grandissima quantità di letteratura oggi disponibile e non vogliate insomma disperdere le vostre energie magari imbattendovi in cose che non sono propriamente quell'argomento che state cercando, potete far riferimento tranquillamente a me e scrivermi alla mail qui in basso. Io sono assolutamente disponibile, chiedetemi pure informazioni in merito, sarò felice di darvele. Grazie, ciao!